Precisamente, In his weekly catechesis, the Pope spoke about another type of prayer, that of giving thanks. He recalled the gospel passage recounting the healing of the 10 lepers. Only one of them returned to thank Jesus. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en dos tipos de personas, los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. The Pope also explained that the leper who returned to thank Jesus discovered an even deeper joy, that Jesus loved him. E questo è il nocciolo. Quando tu ringrazi, dai grazie, esprimi la certezza di essere amato. E questo è un passo grande, avere la certezza di essere amato. To conclude the live-streamed audience, the Pope gave this final message to close the year. Alla fine di questo anno difficile, siamo forse tentati di vedere anzitutto ciò che non era possibile fare e ciò che ci mancava. Ma non dimentichiamo le tante innumerevoli ragioni per cui ringraziare Dio e i nostri vicini. Vi auguro di cuore la gioia che nasce dalla gratitudine. That was the Pope's final catechesis of 2020, streamed online, without the physical presence of pilgrims. In other years, this audience would be full of people.